seguito di alcuni migranti risultati positivi al Covid-19 dai centri di accoglienza, dove erano ospitati a bordo di una delle 5 navi quarantena, ha corrisposto ad un'esigenza del tutto eccezionale in considerazione dell'impossibilità di individuare nella contingenza i posti necessari nelle strutture del territorio destinate all'accoglienza e alla sorveglianza sanitaria. Tale esigenza si è resa indispensabile per tutelare anche la salute degli altri stranieri presenti in quei centri, viste le difficoltà di compartimentazione delle strutture. Tuttavia, desidero precisare che il trasferimento sulle navi è stato effettuato con l'adozione di ogni misura precauzionale, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e senza alcuna compromissione della situazione di migranti trasferiti che, peraltro, sono già in larga parte, non appena negativizzati, rientrati nelle strutture di accoglienza precedente, e lo stesso naturalmente avverrà anche per quei pochi che sono ancora positivi, quindi che sono ancora in quarantena. Peraltro, a bordo delle navi quarantena è assicurata l'erogazione di tutti i servizi prestati nei centri di accoglienza, rafforzati anche per i profili sanitari dalla presenza della Croce Rossa italiana che gestisce questi profili. E voglio anche sottolineare che la strategia posta in essere dal Ministero dell'Interno è volta a dare priorità all'applicazione delle misure di sorveglianza sanitaria sul territorio in cui i migranti sono ospitati. E proprio per queste sono state reperite altre 25 strutture a terra che hanno una ricettività totale di 2.700 posti. In tale prospettiva, che richiede ovviamente la collaborazione di tutte le istituzioni interessate, la linea di azione potrà essere rafforzata e in questo senso ho dato specifiche indicazioni ai miei uffici.